Buongiorno a tutti, sono Paolo Franchini, presidente della Federazione degli Editori Musicali. Saluto tutti e ringrazio tutti quelli che si sono collegati sia sulla pagina Facebook che sulla nostra piattaforma Zoom. Ricomincia un ciclo di webinar che la Federazione degli Editori Musicali organizza ogni anno dedicato all'industria musicale, al diritto d'autore e a tutte le tematiche che riguardano il nostro settore. Oggi partiamo parlando, e non è un caso, di export di musica all'estero, perché è un momento importante per la musica italiana all'estero. La musica italiana in realtà è sempre stata importante all'estero. Abbiamo dai tempi della lirica ad oggi, passando attraverso il pop, passando attraverso la canzone d'autore, eccetera, abbiamo sempre avuto artisti e autori che hanno conquistato dei successi all'estero. Ma oggi, grazie anche a un'accessibilità più facile e diversa dei prodotti musicali, grazie alle piattaforme di streaming, eccetera, i confini e le barriere sono crollati ancora di più e quindi le opportunità di uscire dai nostri confini e di far conoscere i nostri artisti e i nostri autori sono cresciute tantissimo e possono essere sfruttate nel modo più giusto per portare la qualità della musica italiana in tutto il mondo. Di questo ne parliamo con alcuni dei massimi esperti, se non i massimi esperti del nostro settore e anche e soprattutto di attività della nostra musica in giro per il mondo. Insieme a Noura Labbache, che è direttrice di Italia Music Lab, al cui interno però esiste anche una divisione fondata da SIAE che si chiama Italia Music Export e che quindi in questi anni ha dedicato molto tempo all'attività di promozione e di sviluppo dei repertori italiani all'estero, per cui io ringrazio ancora tutti, ringrazio soprattutto i nostri invitati che adesso Nur presenterà per aver aderito al nostro invito e passo la parola a Nur. Grazie. Grazie mille Paolo, benvenuti ancora a tutti quanti collegati. Procedo con la presentazione dei nostri ospiti nell'ordine che vedo io sullo schermo. Abbiamo Roberto Razzini, Managing Director di Sony Music Publishing. Ciao Roberto. Buongiorno, ciao, ciao Nur, buongiorno a tutti. Enzo Mazza, CEO di FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana. Buonasera, buonasera a tutti. E Filippo Sugar, presidente di Sugar Music. E Buonasera a tutti, ciao a tutti. Deep Chills, ovvero Gian Maria Sanna, un autore tra i più prolifici in quanto a revenue dall'estero. Ciao, ciao a tutti. Allora, iniziamo questo incontro sull'export della musica italiana guardando un po' ai numeri, perché quest'anno, anzi sì, quest'anno, proprio nel 2023, SIAE, in collaborazione con Italia Music Export, che come diceva Paolo è questo ufficio per il supporto e lo sviluppo della musica italiana all'estero che è stato creato da SIAE nel 2017, ha pubblicato il primissimo report della musica italiana all'estero, all'interno del quale, tra analisi, interviste e editoriali, c'è anche una parte molto molto interessante dedicata ai dati che vado adesso a mostrarvi condividendo lo schermo. Allora, eccoci qua. Allora, nel report, come vi dicevo, ci sono dei dati interessanti perché per la prima volta SIAE ha condiviso appunto quelle che sono un po' le classifiche riguardo la musica italiana all'estero, innanzitutto a livello territoriale. Quindi, dov'è più ascoltata la musica italiana? Da questa slide potete vedere che l'Europa ovviamente è quella che occupa il podio. Quindi al primo posto Germania, poi Francia, poi Svizzera, poi ovviamente gli Stati Uniti, mercato enorme, e poi si va avanti con Giappone, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Austria e infine Danimarca. E sugli autori più ascoltati online in Europa ci sono alcune sorprese e altre no. Abbiamo ovviamente i Måneskin che vi annuncio già sono al primo posto di tutte le classifiche. E Fanbit, ossia Pasquale D'Afonso, che è un autore diventato virale su TikTok, che quindi compare in molte di queste classifiche, e tutti gli altri che immagino più o meno conosciate già.
Vado veloce perché non vorrei togliere spazio ai nostri ospiti. Questi sono gli autori più ascoltati al mondo, quindi sia online che non online. E anche qui entrano degli evergreen come Zucchero, Modugno, Conte, Dalla, Cocciante e via dicendo. E veniamo invece agli under 35 più ascoltati al mondo. Abbiamo sempre i Maneskin al primo posto, ultimo secondo posto è Deep Chills, che è qui con noi oggi, terzo posto. E come potete vedere, questa classifica invece è caratterizzata da artisti che provengono principalmente, artisti e autori che provengono principalmente dall'ambito rap e derivati del rap. Se vi interessa, ci sono anche altri dati, quindi brani più ascoltati all'estero nel 2021, canzoni più ascoltate in Europa online, trovate tutto sul sito di SIAE o sul sito di Italia Music Export. Questo, diciamo, era un po' un cappello iniziale per contestualizzare dove siamo e per far vedere che in realtà la musica italiana all'estero c'è sempre stata, ma nell'ultimo anno c'è stata ancora di più. Un dato che non vi ho mostrato, ma ve lo dico a voce, mostra come negli ultimi anni ci sia stato un aumento del 7,6% delle revenue di diritto d'autore all'estero. Quindi diciamo siamo in una fase di crescita. E io volevo proprio chiedere ai nostri ospiti, iniziando da Roberto Razzini, com'è andato questo ultimo anno in termini di export per la parte editoriale, per l'editoria italiana. Ma allora, di nuovo buon pomeriggio a tutti. Allora, diciamo che è andata bene, i dati che hai mostrato, Nur, sono assolutamente incoraggianti e dimostrano quanto la musica italiana, anche nelle sue più recenti espressioni, è gradita nel mondo, perché abbiamo visto i grandi nomi del passato e del recente passato in questa classifica, ma abbiamo visto anche nomi di artisti molto giovani, di artisti e autori molto interessanti che operano in un settore che magari si pensava che non potesse uscire dai nostri confini. Il mio punto di osservazione, devo dire, è molto privilegiato perché, come noto, Sony Music Publishing ha il grande privilegio di essere la società editoriale che gestisce i Maneskin, quindi diciamo che la visione che noi abbiamo, oltre al grande repertorio che rappresentiamo del passato e del passato recente a livello globale, abbiamo sicuramente uno dei fenomeni di interesse maggiore a livello internazionale ed è una esperienza a tutto tondo perché ha delle caratteristiche che sono un po' in controtendenza rispetto a quello che negli ultimi semestri abbiamo vissuto, ovvero con una grande influenza dettata, ad esempio, dai risultati provenienti dal digitale, perché i Maneskin sono riusciti a trovare spazio anche in quello che è il mondo del live a livello internazionale, con grandissimi successi, con grandissime esibizioni, con dei riscontri importanti che fanno ben sperare rispetto a un consolidamento non solo per il loro repertorio e per questa band, ma anche perché ci sia una percezione della musica italiana nel mondo che va un po' al di là della singola canzone, ma che riesce, dove anche in passato non abbiamo mai avuto grandi problemi, ma che riesce a riaffermare l'attualità di una proposta artistica che possa soddisfare l'interesse di spettatori in giro per il mondo. Negli anni passati è successo con grandi artisti, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Zucchero, che quindi non è nulla di inedito con i Maneskin, però sicuramente la caratteristica unica è che siamo riusciti ad affermare quanto l'offerta artistica musicale italiana può essere varia, può essere ampia, non è solo il bel canto, non è solo la melodia, non sono solo le grandi canzoni, ma anche l'urban, il rock e delle cose che hanno, come dire, dei generi che hanno delle caratteristiche che magari poco riconoscibili nel nostro paese a livello internazionale. E il lato più bello di questo
rilancio della musica italiana all'estero e che avviene proprio in quei generi dove forse ci stiamo facendo conoscere, per l'appunto l'urban e il rock. Sì, mi sembra veramente molto molto interessante questo panorama, Roberto, e dal punto di vista privilegiato appunto di editore dei Maneskin, hai visto un po' un cambiamento, uno shift della percezione dei colleghi stranieri nei confronti del repertorio italiano oppure no? Ma assolutamente sì, come dicevo prima, noi siamo conosciuti nel mondo per le grandi canzoni, le grandi melodie, il bel canto, fin dai tempi delle grandi opere liriche e i grandi interpreti, da Caruso in poi, Pavarotti, Bocelli, per carità, artisti pop sicuramente, però il rispetto che ci stiamo guadagnando per le proposte musicali anche in generi come quello urban e come quello rock è abbastanza inedito e credo che sia un bellissimo riconoscimento che noi portiamo a casa, che i nostri autori e i nostri artisti portano a casa per noi e che sicuramente fa salire la percezione del livello qualitativo della nostra offerta musicale con delle cifre artistiche che sono un po' fuori da quello che, diciamo così, il pubblico si aspetta che possa arrivare dall'Italia. E quindi questo credo che sia assolutamente positivo per gli artisti che lo stanno vivendo, per gli autori che lo stanno vivendo, ma anche per le future generazioni. Perfetto, grazie mille. Io farei più o meno la stessa domanda a Filippo. Sugar ovviamente è una casa editrice, un editore che non è assolutamente nuova ai grandi successi all'estero. Volevo capire un po' se nel 2022 o se negli ultimi 2 anni, insomma, avete registrato anche voi questo sentimento positivo e questo aumento di fiducia sia interno che esterno, ecco. Sì, assolutamente. Ciao a tutti. Vorrei dire questo. Intanto succede qualcosa che non era mai successo, per cui questa generazione di ascoltatori di musica di 20 anni non ascolta. È vero che se tu guardi le classifiche dei paesi c'è molta musica locale, però è altrettanto vero che i ragazzi ascoltano musica che arriva da tutte le parti, hanno accesso a musica che arriva da ovunque. E quindi tu lo vedi questo anche in quei dati che hai fatto vedere, perché non è che gli artisti o gli autori in quell'elenco hanno fatto un lavoro, diciamo, magari focalizzato sull'estero, però hanno riscontro all'estero perché ci sono, intanto c'è ovviamente gli italiani che sono in tante parti del mondo e che ascoltano musica italiana, ma non solo. E io credo che vediamo tutti la generazione di autori, di artisti di 20 anni che si contamina continuamente con musica di altri paesi. Quindi ci sono ascoltatori che ascoltano musica italiana anche in mancanza di un vero e proprio lavoro, diciamo, discografico, perché proprio la musica gira molto di più. E da questa cosa nascono, secondo me, collaborazioni, un potenziale di collaborazioni di una generazione nuova di autori, che lavora in maniera diversa, più semplice, anche da remoto a volte, e che si scambiano idee. E quindi io credo che noi stiamo vedendo l'inizio di questo percorso. Cioè, da un certo punto di vista, gli esempi dei grandi artisti che vanno all'estero sono sicuramente ancora casi straordinari. Quello dei Maneskin è un caso incredibile, di successo veramente che rende tutti orgogliosi, penso. Ma penso che avremo molte micro cose che succederanno, cose molto più piccole, molto più sparse, molto più autonome e indipendenti. Nel caso nostro, 2022 è stato un anno interessante perché abbiamo avuto alcuni successi italiani che sono diventati successi in altri paesi. Per esempio, Musica Leggerissima è stato un brano di successo in una versione spagnola. Abbiamo avuto anche Farfalle di San Giovanni in Spagna, con un titolo spagnolo. Quindi, questa è una lunga tradizione che c'era anche prima, no? Canzoni italiane di successo che diventavano soprattutto versioni spagnole che poi iniziavano da quel mercato. Però a me colpisce molto vedere, appunto, proprio anche banalmente su Spotify, vedere
quanti ascoltatori fuori dall'Italia ci sono per artisti e per canzoni italiane, e viceversa ovviamente. Quindi io credo che questo sia l'inizio di un altro modo di uscire dall'Italia rispetto a quello più canonico. E io, diciamo, lavorando soprattutto negli ultimi anni tanto con una generazione molto giovane di autori e produttori, sento che sta arrivando questa ondata qua, che è meno anche legata, diciamo, ai meccanismi tradizionali, però proprio per questo secondo me è molto più interessante a livello anche artistico e di energia. E poi l'altra cosa che vorrei dire è che ovviamente godiamo tutti dell'incremento notevole dell'audiovisivo, per cui l'opportunità di inserirci in produzioni televisive, serie televisive con la musica di ieri e di oggi è molto aumentata, e questo è un altro straordinario veicolo che a volte, il caso eclatante di Kate Bush l'anno scorso è stato incredibile, però io ne ho visti negli ultimi anni anche sul repertorio nostro casi simili, no? Dove magari un brano di Tozzi è stato inserito in quella serie, e quindi la maggiore produzione audiovisiva aumenta le possibilità sia del repertorio precedente che del repertorio contemporaneo. E Filippo, sulle sincronizzazioni delle serie TV in particolare abbiamo visto un aumento anche negli ultimi anni, sia di serie TV che di brani italiani nelle colonne sonore. Secondo te c'è un po' un effetto traino, nel senso più repertorio italiano viene utilizzato e più viene richiesto? Non solo per serie TV che si svolgono in Italia, penso a White Lotus o a The Pope, insomma. Non so se siamo ancora lì, sinceramente, non sto vedendo quello ancora, però sono ottimista perché penso che proprio quel discorso che facevo prima, penso questa generazione di giovani che ha un accesso senza precedenti alla musica di tutti i paesi, dà un'opportunità alla musica italiana di avere giovani che poi magari diventeranno music supervisor, grafici, quindi entreranno nel mondo del lavoro anche in altri paesi con dei gusti che in parte sono stati contaminati dalle nostre cose. Quindi io ancora non lo vedo quell'allargamento, vedo una maggiore produzione, quindi maggiore opportunità. Però secondo me tra qualche anno io sono veramente convinto che ci saranno delle sorprese, più sorprese di quelle che vediamo adesso. Sono ottimista. Bene. Ci vuole ottimismo, quindi questo è ottimo. E sono positivi e ottimisti anche i numeri relativi alla discografia. E qui chiamerei a parlare Enzo Mazza, che appunto può condividere con noi gli ultimi dati in termini di royalties. Corretto, Enzo? Sì, buonasera a tutti. Allora, dal punto di vista dell'industria discografica, negli ultimi anni effettivamente si percepisce una fortissima espansione dei ricavi esteri. Come potete immaginare, la maggior parte della spinta è chiaramente derivata dal digitale. Solo nell'anno scorso il digitale e i ricavi dall'estero sono cresciuti il 17%. Tenete conto che dal 2020, cioè l'anno, diciamo, della fase più complessa dell'industria musicale, ma non di quella discografica, perché in realtà, come sapete, durante la pandemia abbiamo avuto comunque un incremento di entrate dovuto al fatto che moltissimi consumatori hanno scelto le piattaforme digitali. Dal 2020 al 2022 le entrate da royalty sono cresciute del 92%, quindi una cifra molto significativa. Siamo a 25 milioni di euro nel 2022 e, ripeto, solo di royalty. I presenti sanno bene che è una porzione di quello che è l'intero ricavo che è stato generato dalle vendite di dischi o dai consumi di musica in streaming all'estero, che si sommano poi a quelli che avete citato, che hai citato tu, che sono i ricavi di diritti d'autore, i ricavi di diritti editoriali, i ricavi dal mondo del live ed altre attività che generano comunque un ricavo export. Quindi parliamo di somme consistenti.
E parliamo anche di fenomeni che non riguardano esclusivamente digitale, quindi streaming. Avete citato prima le sincronizzazioni. Sincronizzazioni di musica italiana in film all'estero, in serie TV, sono cresciute l'anno scorso il 78%. Ci sono due motivazioni. Una sicuramente quella è legata al fatto che questo è un, diciamo, un segmento che sta crescendo molto, nel senso che le serie, come potete immaginare, sono cresciute tantissimo in tutti i paesi dove operano le piattaforme che fanno investimenti. C'è un altro tema che è importante, voi sapete che esiste un tax credit per il cinema, per tax credit estero, che consente alle grandi major cinematografiche di girare film in Italia, e evidentemente questi film, anche se sono dei blockbuster e spesso sono girati in location italiane che in qualche maniera devono essere associate anche a un sottofondo di quella natura, nel senso che se giri un film, anche se giri 007, ma lo giri in una città italiana e c'è una scena che è tipica italiana che va inserita in questo film, non puoi accompagnarla con magari una sincro internazionale, e quindi scegli per definizione comunque qualcosa che richiama il luogo in cui stai girando il film. Quindi se giri un film a Capri metterai comunque un sottofondo di musica italiana. Questo fa da boost all'intero sistema di musica italiana, quindi da non sottovalutare anche questo passaggio. E pertanto, come diceva anche Filippo, siamo secondo me in una fase dove l'esposizione della musica italiana non può fare altro che crescere. Quello che è accaduto con i Maneskin ha sicuramente generato un Italian wave, nel senso non che si va a cercare i nuovi Maneskin, ma che in generale la musica italiana e l'industria discografica italiana, come i manager delle case discografiche e degli editori anche dipendenti, hanno sicuramente raccolto una maggiore attenzione all'estero. Se vai alle riunioni internazionali vedi sicuramente un approccio diverso rispetto a quello che c'era in passato verso la musica italiana. C'è sicuramente la sensazione che vi siano delle opportunità e che vi siano anche dei nuovi talenti che possono avere dell'esposizione. Poi i mercati internazionali, grazie allo streaming, non hanno, come sappiamo tutti, più barriere, quindi una crescita molto forte ha avuto il catalogo. Questo vuol dire che il catalogo di musica italiana, che era rappresentato da artisti magari famosi che andavano all'estero a fare tour, ma che veniva ascoltato poco, se non quando si comprava qualche disco, addirittura in alcuni casi seconda mano, sui second market capitava di trovare dei dischi usati di artisti italiani, appunto a Kiev o a Praga o in Sud America. Adesso chiaramente con lo streaming la possibilità di ascoltare musica italiana e playlist di artisti italiani è cresciuta in maniera esponenziale, quindi tutto questo contribuisce sicuramente a dare maggiore consistenza all'offerta. Poi dopo, so che magari approfondiremo, vediamo come a questa consistenza si può dare anche una strategia, che probabilmente è quello che ci interessa di più, e ci sono anche case history internazionali che ci danno degli esempi a cui probabilmente dovremmo ispirarci. Grazie mille Enzo, veramente molto interessante questa panoramica che ci hai dato, e abbiamo parlato finora molto di giovani autori, del fatto che molto spesso percorrono delle strade inedite rispetto agli autori del passato, e ne abbiamo oggi qui uno con noi, Gianmaria Sanna, in arte Deep Chills. Ciao Gianmaria. Ciao, ciao a tutti. Nelle classifiche che vi ho mostrato prima, gli autori più ascoltati all'estero, under 35, al primo posto c'erano i Maneskin, al secondo ultimo, al terzo posto ci sei tu. Ci spieghi un po' come hai fatto a iniziare, cioè ad arrivare ad avere questi risultati qui, nonostante tu in Italia non sia molto, molto popolare, molto conosciuto, insomma.
Assolutamente. Sì, diciamo che io ho avuto un percorso un po' atipico, che però comunque noto sia molto comune nei miei coetanei, negli altri autori, produttori, artisti, ci sono i miei amici che conosco, quindi io sono nato nell'era di SoundCloud, la mia carriera è sempre stata, diciamo, inquadrata sul digitale. Spotify, diciamo, è la piattaforma che mi ha permesso di iniziare a monetizzare il mio lavoro, a monetizzare i miei brani e anche a costruire una carriera. Non ho mai avuto, diciamo, un piano ben preciso, anche perché comunque sono un artista indipendente. Non ho un publisher, non ho una major alle spalle. E quindi per me, diciamo che la musica è stata sempre senza confini. Il mio pubblico è sempre stato, per la stragrande maggioranza, all'estero. Infatti, per me, diciamo che questo risultato, è sorprendente, il fatto di essere, diciamo, il terzo autore under 35 più ascoltato, soprattutto perché, appunto, non essendo molto conosciuto in Italia, questo per me è il mio primo anno in cui ho un riscontro molto positivo, diciamo, dal mio paese. Quindi abbiamo parlato fino adesso della musica italiana che dai confini dell'Italia comunque è riuscita ad andare all'estero. Io invece ho fatto un percorso, diciamo, al contrario, partendo dall'estero, sono riuscito ad avere quest'anno un riscontro molto positivo in Italia. Diciamo che almeno per quello che faccio io, essendo un produttore, essendo prima un artista che un autore, scrivo, diciamo, principalmente per il mio progetto d'artista, non scrivo brani per altri artisti, quindi ho sempre visto, diciamo, il mio lavoro d'autore come una necessità per spingere avanti, per portare avanti la mia carriera. Ovviamente facendo il genere di musica che faccio, che è talvolta strumentale, senza una voce, senza un cantato, quindi di natura è già più facile. Puoi spiegare per chi non ti conosce appunto che genere di musica fai? Io faccio, diciamo, musica elettronica che strizza l'occhio al pop, quindi elettronica molto melodica, molto, molto di facile consumo, quasi commerciale. Potrei inserirla, diciamo, nella deep house, melodic house, comunque stanno, diciamo, nel mondo dell'elettronica, però ogni tanto andando a sforare anche nel pop. E ho alcuni brani che hanno un vocal, un cantante, altri invece sono solamente strumentali e quindi si portano di più ad essere, diciamo, brani che non hanno confini, perché non essendoci un vocal in una specifica lingua, sono più di facile consumo per un pubblico internazionale. Ed è quello che ho sempre fatto dall'inizio della mia carriera, non avendo delle figure, diciamo, importanti alle mie spalle, ho sempre, diciamo, fatto quello che. Sempre prodotto quello che mi piaceva fare, quindi è stata prima una passione che, diciamo, una strategia studiata a tavolino per avere più stream da un determinato paese per passare in radio in Germania, negli Stati Uniti, adesso per fare dei nomi a caso. Tu mi dicevi che dalla tua cameretta dove hai prodotto, diciamo, i tuoi pezzi, lo step successivo è stato caricarli su SoundCloud più o meno, e poi da lì ti sei accorto che erano diventati, per così dire, virali o comunque molto ascoltati, specialmente in Asia e in Corea in particolare, giusto? Quindi tu nella pratica non hai fatto nulla, li hai solo caricati e sono andati da sé, Sì, ho capito bene? esatto. Da SoundCloud ho spostato il mio focus, diciamo, su Spotify quando è iniziato a diventare la piattaforma principale per il consumo di musica in streaming e soprattutto grazie a TikTok, grazie a Instagram,
un mio brano in particolare, Run Free, è andato, diciamo, virale su TikTok e mi ha aiutato, diciamo, ad espandere il mio pubblico, ad espandere i miei numeri e a cavalcare, diciamo, l'onda di questo successo, a mandare avanti la mia carriera in maniera esponenziale, a crescere ogni anno, comunque a continuare a fare quello che amo fare e farlo soprattutto avendo una remunerazione non indifferente, che diciamo che per tanti artisti indipendenti è diciamo un po' un ostacolo da superare. Tanti artisti non lo fanno, hanno diciamo un altro lavoro, comunque non si dedicano al 100%, non si dedicano completamente alla musica, appunto perché non fanno abbastanza soldi per poterlo fare. Un'ultima domanda prima di ricominciare il giro. Prima dicevi che alcuni dei tuoi brani hanno una parte vocale o comunque hai dei collaboratori. Come hai scelto questi collaboratori? Chi sono? Chi sono questi vocalist? Io ho collaborato con vocalist e altri autori da ogni parte del mondo, dal Canada, alla Norvegia, all'Asia, Corea del Sud. E non li hai mai incontrati però dal vivo? Diciamo che a parte qualche writing camp oppure qualche occasione speciale, no, ma la maggior parte delle mie collaborazioni le ho fatte su Zoom, le ho fatte online, anche semplicemente mandando, diciamo, delle idee via mail e poi avendo, diciamo, un confronto via mail in questo modo qua. Quindi sì, ho sempre lavorato in questo modo e credo che comunque tanti miei coetanei e tanti miei colleghi abbiano questo approccio nei confronti di fare musica al giorno d'oggi, soprattutto avendo, diciamo, essendo una generazione che ha avuto Spotify e ha avuto lo streaming come fonte principale per consumare la musica, ma anche di remunerazione. Grazie Gianmaria, veramente molto, molto interessante. Io, partendo dall'esempio di Gianmaria, vorrei chiedere a Roberto in che modo scoprite o pensate di, insomma, mettere giù delle strategie per avere nuovi autori in scuderia che facciano faville all'estero. Avete pensato ad una strategia diversa oppure, diciamo, il vostro core da quel punto di vista è sempre lo stesso, quindi l'attenzione alla musica e a tutto il resto? Ma guarda, il nostro è un lavoro un po' strano, tra virgolette, perché si basa su dei canoni che sono sempre molto tradizionali e conservativi. Si parte da una bella canzone, si parte da un bel progetto, e Gianmaria ne è l'esempio. Quando tu hai della qualità nella comunicazione delle tue opere che ti rappresentano e che utilizzano un linguaggio attuale, poi tutto il resto è un utilizzare le tecnologie e i mezzi a disposizione per far sì che queste opere possano essere conosciute. Quindi la nostra strategia si basa su due valori. La prima è tradizionale: dobbiamo andare a cercare dei talenti che sappiano esprimere e che sappiano esprimersi con un discorso di qualità, che possano essere innovativi, che possano riuscire a dare un linguaggio che sia interessante e di attrazione. Dall'altra parte dobbiamo mettere a disposizione di chi si avvicina alle nostre strutture degli strumenti che devono avere una caratteristica multiterritoriale, devono essere internazionali, perché lo capiamo da soli, ormai è consolidato. Il nostro è un mercato piccolo, lo è sempre stato, lo è sempre di più, ma soprattutto
i giovani talenti, i nuovi talenti, Gian Maria, lo ribadisco, ne è l'esempio, cercano di andare all'estero perché il mercato è quello globale, perché il linguaggio della musica è sempre più globale, perché gli strumenti che abbiamo a disposizione ce lo consentono. Quindi la nostra attività, soprattutto per un gruppo multinazionale come il nostro, è quello di metterci a disposizione perché questo processo possa essere il più possibile agevolato, sia con la promozione di questi talenti e del loro repertorio, sia con la creazione di repertori terzi, con la contaminazione dei nostri talenti italiani con talenti di altri paesi. Quindi mettere a disposizione il nostro network, perché questo processo che Gianmaria ha costruito autonomamente possa essere un servizio reso alla comunità artistica italiana verso l'estero e non solo verso il nostro paese, ma soprattutto un servizio che viene reso disponibile a tutte le varie comunità artistiche che devono comunque contaminarsi e trovarsi su un'unica, definiamola piattaforma, visto che ormai il termine è assolutamente più che consolidato. E la piattaforma non è necessariamente solo quella social o quello di streaming, ma la piattaforma può essere anche un'azienda multinazionale che offre tutta una serie di connessioni e di opportunità in maniera strutturale. Quindi la ricerca del talento in qualche modo ha radici profonde e ha una sua continuità con il lavoro del passato, ma guarda al futuro soprattutto per gli strumenti che vengono messi a disposizione dei nuovi talenti. Grazie mille Roberto. Io invece volevo chiedere a Filippo, visto che appunto si parla di estero, si parla di grande momento del repertorio italiano all'estero, di serie TV, di music supervisor che cercano i nostri brani, quanto è importante essere presenti all'estero proprio fisicamente, cioè frequentare, non so, le grandi eventi B2B internazionali piuttosto che i festival, cioè quanto è necessario veramente spostarsi e coltivare una serie di relazioni professionali e quanto invece lo si può fare tranquillamente dall'Italia? Ah, secondo me rimane importante, forse però per certi versi un po' meno di prima, insomma anche la storia di Gianmaria ci insegna che c'è un altro modo, no? Devo dire, post-Covid, evidentemente l'incremento generale dell'utenza sul digitale comunque ha avuto questo effetto. Io tra l'altro ho conosciuto e ho lavorato anche con un caso simile a quello di Gianmaria che mi aveva molto colpito anni fa, che era Kina, che era un altro ragazzo italiano che aveva avuto successo incredibile in America, che era sconosciuto qui, e devo dire che io sono rapito da questi episodi. E tornando anche al discorso che diceva Roberto prima, credo che la nostra funzione di editore sia, come diceva Roberto, cioè da una parte noi dobbiamo cercare il talento, ma forse noi possiamo anche aiutare a consolidare ad avere una carriera nel tempo, perché indubbiamente oggi è più facile che succeda qualcosa anche in maniera spontanea rispetto a una volta. Sicuramente questa è una grandissima opportunità, perché vuol dire che la musica gira, vuol dire che c'è curiosità. Poi però è difficile da soli, ecco, poi Gianmaria magari lo sa rispondere meglio di me, però la mia sensazione è che forse noi, che rimaniamo ovviamente delle organizzazioni, possiamo aiutare anche a un certo punto a consolidare, ecco, questa situazione, perché c'è talmente tanta offerta. Parliamo di un mondo che, Enzo magari ha una risposta più precisa, ma io ho sentito, si parla di 50-60 mila brani che vengono caricati al giorno sui portali di musica. C'è un'offerta pazzesca, una competizione continua. Quindi ho l'impressione che, come dire, vedremo sempre più episodi come quelli di Gianmaria, ma poi sarà interessante capire come riuscire a costruire una cosa, diciamo una carriera che duri nel tempo. Ecco, forse in quel caso ci sarà bisogno del supporto di un editore, di un discografico, perché credo che
questa sia una questione, diciamo, che ancora non ha risposte, ecco, però è la mia sensazione. Tornando alla tua domanda iniziale, girare è importante perché il nostro è un lavoro di relazioni, è un lavoro di impressioni, e relazioni che si costruiscono nel tempo, che vogliono dire relazioni, reti attraverso le quali tu hai delle opportunità che poi puoi portare al tuo parco autori, collegamenti che puoi portare. Però è altrettanto vero che non è l'unico modo, e Gian Maria lo insegna e alcuni altri che ho conosciuto come lui che mi hanno molto colpito. Grazie Filippo. Torno ad Enzo perché prima, alla fine del suo intervento, ci aveva lasciato un po' sulle spine. Parlavi, Enzo, del fatto che al di là delle ottime performance che abbiamo avuto negli ultimi anni, sia in termini editoriali che in termini discografici, quel che ci vuole per veramente dare uno sprint che faccia la differenza nella nostra futura legacy, diciamo, dell'impatto globale della nostra musica, è una strategia comune. Ci spieghi un po' che cosa secondo te dovremmo fare proprio come comparto musicale? Sì, io penso che sia molto interessante questo momento che ci dà appunto una, diciamo, delle opportunità favorevoli legate appunto da un lato alle tecnologie, dall'altra alla capacità di nuovi artisti, nuovi autori di cavalcare queste tecnologie, come ha appena dimostrato anche Dave Chills con tutto quello che ha fatto e quello che percepiamo ogni giorno che avviene sul mercato da tantissimi artisti italiani. Se avete visto i dati Spotify di recente, hanno fatto vedere che sono cresciuti tantissimo gli artisti italiani all'estero sulla piattaforma, quindi in quel numero incredibile di artisti che offrono i loro contenuti ci sono tantissimi artisti italiani. Il tema è come fare in modo che questa incredibile forza creativa poi possa generare un ricavo complessivo, far aumentare questi ricavi complessivi e allo stesso tempo trascinare altre realtà del nostro settore a inseguire queste opportunità globali che fanno sì che il mercato sia potenzialmente molto più grande di quello che è l'Italia, un mercato relativamente piccolo. I consumi di musica in Italia restano ancora, il consumo pro capite resta ancora legato, cioè dai nostri dati siamo $6.5, in Corea sono $24, e la Corea non la cito a caso perché la Corea è forse il paese che in qualche maniera ci può dare un'ispirazione. La Corea è un mercato, è una nazione che ha poco più di 52-53 milioni di abitanti che ha l'Italia. Ha un consumo interno molto forte, è il settimo mercato globale per consumi di musica, quindi un mercato relativamente piccolo. Ha ancora una percentuale consistente di repertorio che viene venduto sul prodotto fisico, ma c'è un aspetto interessante. La Corea ha costruito una strategia paese legata a quelli che sono i loro trend più significativi. Tutti noi abbiamo visto negli ultimi anni quanto sia cresciuto il brand coreano, il caso di Parasite, il caso delle serie televisive, i libri coreani, il food addirittura coreano. E la Corea intorno a questo ha costruito proprio un movimento che si chiama Hallyu e che è quello che è, diciamo, il flavor coreano nel mondo. E noi, pensate, abbiamo da sempre il Made in Italy come una fortissima caratteristica del nostro paese, che all'estero ha un successo enorme, no? Abbiamo il food prima di tutto, ma poi il design italiano, la moda italiana, e a cui seguono poi altri settori. Quando tutti noi, tu stessa, ma noi come FIMI abbiamo attività in corso con l'ICE, con l'Istituto per il Commercio Estero, abbiamo fatto tantissime iniziative, però sono ancora limitate esclusivamente a cercare di promuovere la musica. Invece probabilmente
ispirandoci un po' a quello che per esempio ha fatto la Corea, poi con la Corea chiaramente adesso è legata solo a un genere musicale che è il K-pop, mentre noi paradossalmente abbiamo altre opportunità perché abbiamo, come avete detto tutti, tanti generi musicali che hanno successo nel mondo e possono essere utilizzati in tantissimi contesti, no? Pensiamo, Filippo sa benissimo perché ha un catalogo immenso del repertorio di Morricone, cosa vale il repertorio di Morricone a livello globale come brand, no? Proprio che rappresenta l'Italia, rappresenta quello che spesso è stato riconosciuto come in qualche maniera anche col mondo del cinema, proprio una caratterizzazione fortissima della capacità creativa italiana. E poi abbiamo tutto il resto della musica, anche solo della musica classica, dell'opera. L'opera, pensate che l'opera italiana è il prodotto più ascoltato in Corea, per dire, di musica italiana, quindi un fenomeno di massa, non è un fenomeno limitato alle classi più agiate o addirittura a quelle culturalmente più avanzate, è un fenomeno di massa, perché in Corea piace l'opera e piace l'opera italiana, quindi immaginate che cosa vuol dire quella, solo quella parte lì. Quindi pensate che la Corea ha nel 2022 generato ricavi per 220 milioni di dollari di musica coreana, di cui 133 sono di album coreani. E la musica coreana, solo il K-pop in questo caso, rappresenta lo 0,2% del PIL coreano, una percentuale altissima se pensate quanto la Corea sia fatta di tecnologie, di sofisticati prodotti semiconduttori, quindi cosa vuol dire? Cioè per fare lo 0,2% solo vendendo album vuol dire che è una quota comunque rilevante per un'economia come quella della Corea. Allora forse in questo contesto cercare di arrivare alle istituzioni tutti insieme, nel senso che spiegare alle istituzioni che questa un lavoro strategico intorno alla musica come colonna sonora del Made in Italy, come colonna sonora del soft power, che è quello che rappresenta l'Italia, potrebbe secondo me essere qualcosa che in questo momento ci darebbe l'ulteriore svolta a quello che è la nostra attività, perché altrimenti abbiamo tantissimi successi probabilmente scollegati che poi andiamo a vedere, fanno fatturato, perché ognuno poi guarda il suo, arriva al fatturato editoriale, sì, bello, interessante, ho fatto questo, l'artista che va all'estero e fa dei tour, bello, ha fatto il fatturato, però poi nel suo complesso le potenzialità invece, secondo il mio punto di vista, sono molto più ampie e oggi abbiamo realmente davanti delle grandissime opportunità e dovremmo spingere perché appunto il Made in Italy, così come la Corea ha inventato questo nome, inventato, cioè ha questa caratterizzazione dell'Hallyu come modello coreano in cui si spinge dentro un po' di tutto, di quello che è il brand del paese, noi potremmo sicuramente fare addirittura potenzialmente di più, perché come sappiamo il Made in Italy ha una caratterizzazione globale che non è neanche paragonabile a quella di altri paesi. Ecco, questo penso che sia probabilmente qualcosa su cui cercare di ragionare in maniera strutturata e secondo me le istituzioni sono consapevoli di queste potenzialità, ma probabilmente ancora non hanno ben chiaro quali possono essere le modalità con cui sfruttare al meglio queste nostre opportunità. Grazie Enzo, mi viene da dire che probabilmente il primo passo per una comunicazione efficace con le istituzioni potrebbe essere quello di mappare qual è il vero impatto della musica italiana all'estero in tutti i settori, quindi musica dal vivo, parte di publishing, parte discografica, rapporti con brand e con altre tipologie di insomma business, quindi forse sarebbe auspicabile iniziare proprio da una misurazione che faccia capire ai nostri amministratori che la musica italiana all'estero ha un grande potenziale. Ci sono tra l'altro delle sinergie che si possono fare. Io ho visto di recente delle sfilate di moda italiane a Milano, mi ha colpito una scena in cui ho visto, adesso non ricordo quale, però un marchio famoso internazionale, quindi non italiano, che ha fatto la sfilata con i Maneskin, poi un grande marchio italiano che ha fatto la sfilata mettendo Lady Gaga. Allora
non dico che mi sarebbe piaciuto il contrario, però se andiamo all'estero magari sarebbe stato bello che magari alle sfilate di Parigi o di New York il marchio italiano avesse un sottofondo di musica italiana in modo tale da promuovere insieme queste due cose. Invece ci troviamo il brand internazionale che usa la musica italiana e il brand italiano che usa musica internazionale. Questo è un esempio, tanto per citare quale potrebbe essere una maggiore sinergia. Esatto, esatto. E io vorrei fare un ultimo appunto giro molto veloce, visto che abbiamo quasi terminato il tempo a nostra disposizione, su appunto le previsioni o comunque sia i propositi per questo 2023 di musica italiana all'estero. Allora, inizio da Deep Chills. Il 2023 sarà l'anno in cui troverai un editore? dai. Spero di sì, anche perché dal punto di vista, diciamo, dell'artista indipendente, entrare a capire il mondo del publishing, degli editori, delle sincro, è molto più complicato. Diciamo, l'entry level e il livello di, diciamo, la curva di apprendimento è molto più ripida, diciamo, che per imparare a pubblicare i propri, distribuire i propri brani su Spotify, su vari store digitali. Quindi è un mondo che per l'artista indipendente è molto più oscuro, molto più difficile da capire. Quindi se posso anche magari dire cosa mi piacerebbe per i miei coetanei, per i miei colleghi che fanno quello che faccio io, è magari un canale più semplice per arrivare agli editori, per arrivare alle sincro. Questo sarebbe secondo me un qualcosa di molto utile, di concreto per le migliaia di artisti indipendenti che ci sono in Italia, che conosco, che hanno dei prodotti di qualità e assolutamente meritano di essere diciamo ascoltati. Beh, il punto di vista dell'autore, dell'artista indipendente che però da solo riesce a fare grandi cose è sicuramente molto interessante per gli editori italiani. E sempre su questa scia degli obiettivi per il 2023 volevo chiedere a Roberto Razzini, mettiamola così, la formula magica per aumentare ancora di più l'impatto della musica italiana all'estero nel 2023. Allora, il nostro è un lavoro strano che purtroppo non riesce a trovare la formula magica, ma la bellezza del nostro lavoro è che di formule magiche ce ne sono tante, vanno studiate un po' ad hoc. Diciamo che per cercare di dare una risposta al tuo quesito, noi dobbiamo partire da quello che abbiamo, che è sicuramente un dato molto confortante in crescita e in consolidamento, e dobbiamo usare questo dato per migliorare ancora di più il nostro lavoro verso l'estero e il nostro servizio agli autori e ai produttori e agli artisti italiani che vogliono esportare la loro musica. Quindi probabilmente, raccogliendo l'invito di Gianmaria, cercare di essere più, diciamo così, accessibili a questi nuovi talenti, perché si creino delle sinergie meno istituzionalizzate, ma più efficaci, più pratiche, più pragmatiche, che portino a dei risultati poi da condividere con i talenti. Grazie. Faccio una domanda simile a Filippo. Quindi, secondo te, Filippo, la direzione per il 2023 qual è? Io direi questo, come dice Roby, non c'è nessuna formula magica. Diciamo, intanto, io rappresento un'azienda appunto familiare indipendente, quindi sono un po' atipico, nel senso che io mi considero un editore, ma sono un editore che ha una sua attività discografica, una sua attività di edizioni, ha una sua attività di colonne sonore e ha una sua attività da poco di produzione audiovisiva. Perché questo? Perché io penso che, per come io vedo da indipendente, diciamo, il futuro di questa industria,
il mio ruolo come indipendente, che non è facile, perché insomma quando si compete con dei colossi nel settore è difficile. Allora io, la mia strada è quella di cercare di avere più punti di contatto con la creatività, e questa creatività può nascere in una di queste diciamo aree della mia azienda, e poi può svilupparsi o soltanto all'interno di quell'area, oppure invece di coprire più diciamo aree, perché la creatività oggi è veramente libera e non sai dove trovarla, non so, cioè nel senso, può venire da ovunque, può venire da tanti punti dell'entertainment. E quindi io come azienda cerco di allargare lo spettro di accoglienza su più terreni di gioco. Dall'altra parte, in risposta a quello che diceva appunto Gian Maria prima, che è abbastanza incredibile per noi che viviamo dentro questo mondo, sentire, e non è la prima volta che sento, che a volte siamo difficili da contattare, e questo è abbastanza incredibile. Quindi io, per quel che ho anche finito una riunione poco fa, abbiamo fatto una serie di iniziative che cercano di rispondere proprio a questo, cioè portiamo l'azienda in alcuni contesti fuori apriamo un discorso creativo. Faccio un esempio: a Sanremo noi siamo andati come editori e abbiamo fatto una casa Sugar Music per gli autori che volevano, che erano lì magari a Sanremo per altre cose, che volevano scrivere qualcosa insieme. Quindi abbiamo messo a disposizione un piccolo studio volante. Faremo altre cose di questo tipo durante l'anno, nella speranza che in un contesto informale fuori dall'azienda, ma creativo, di scambio, noi si possa intercettare ragazzi come Gian Maria, che vogliono fare questo mestiere e che magari possiamo in qualche parte della loro creatività sostenere. Grazie Filippo, e chiudo chiedendo a Enzo invece una prospettiva più strettamente di business. Il 2023 sarà l'anno in cui in Italia si inizierà a monetizzare sia a livello editoriale che discografico anche dalle nuove tecnologie, penso a Web3, videogiochi, intelligenza artificiale, NFT e tutto il resto, oppure è ancora prematuro per il nostro mercato, anche in prospettiva estera, ecco, su un impatto internazionale? Mi sembra che ci siano diversi progetti in corso anche dalle label italiane, quindi non vedo, anzi devo dire che anche lì ci sono singoli artisti o etichette che hanno già dei progetti in corso. Parlo per esempio del settore NFT, ma anche dal mondo del gaming, che richiedono comunque, per esempio il gaming richiede forti investimenti, quindi un progetto italiano è ovviamente un progetto più complesso di quello che può essere un progetto di una grande star internazionale. Però mi sembra che le aziende stanno chiaramente osservando anche queste potenzialità con interesse. Insomma, noi, nel nostro piccolo, quest'anno abbiamo consegnato il disco, diciamo, dell'anno, il premio, l'award per il disco più venduto dell'anno a Lazza, che è stato consegnato anche in una versione NFT. E quindi adesso nei prossimi mesi istituzionalizzeremo questo servizio, e quindi oltre a ricevere la targhetta per i dischi di platino e d'oro potrai probabilmente anche chiedere di avere la versione NFT. Poi è chiaro che intorno a quello uno può poi costruire anche un suo modello di business. L'artista chiaramente poi può scegliere se quell'esclusivo prodotto se lo tiene per sé, lo mette su un marketplace, piuttosto che fa delle iniziative che comunque generano dei ricavi. Ci sono tantissime opportunità. Mai come in questo momento il mercato della musica ha avuto tante opzioni per poter monetizzare. Non credo di aver mai visto un momento così incredibile per riuscire ad avere spazi e opportunità. Anche Deep Cheese ci ha fatto vedere chiaramente che anche un artista senza alle spalle nessuna struttura oggi ha delle potenzialità, e questo lo vediamo tutti i giorni in tantissimi contesti. E
quindi vuol dire che c'è un enorme bacino di opportunità che si può, dove tutti possono avere il loro spazio, portando della creatività, portando dell'innovazione, sia chi poi arriva seguito da delle strutture specializzate, sia chi opera anche in maniera autonoma. È un momento che credo che sia molto favorevole, bisogna far sì che questo possa avere degli ulteriori sviluppi, ma non c'è diciamo, in teoria non c'è nessun limite, ecco, in questo momento le barriere all'ingresso sono crollate completamente. Se vi ricordate così era il mercato della musica anni fa, e l'esportazione di musica all'estero, che cosa significava? Cito sempre questo esempio, Nur lo sai perché l'abbiamo fatto più volte, dei Maneskin il giorno dopo la vittoria all'Eurovision, il loro brano era in 33 top 10 del mondo. Pensate, in un'era tradizionale, esportare CD, fare gli accordi con le case discografiche dei vari paesi per avere la promozione radio, per avere i prodotti da mettere nei negozi, ma non era neanche immaginabile. Oggi vediamo star, l'anno scorso la Bad Bunny, un artista indipendente, senza alle spalle una grande azienda, partito da un paese latinoamericano, neanche uno dei più grandi mercati, è stato l'artista più venduto nel mondo. Questo vi dà l'idea di che opportunità ci sono. Grazie mille Enzo, io direi che siamo arrivati al termine di questa interessantissima chiacchierata, dibattito sull'export della musica italiana, specificamente in ambito editoriale. Paolo, vuoi chiudere tu l'incontro? Va bene, grazie Nur, grazie tantissimo ai nostri ospiti, perché credo che ci siano stati interventi molto interessanti e molto speciali e da cui emerge ancora di più la potenzialità che ha la nostra musica e la potenzialità che ha il mercato anche all'estero per la nostra musica. Penso che dal mio punto di vista, che è un punto di vista di federazione degli editori musicali, così come Enzo Mazza di federazione dell'industria discografica, il nostro compito è quello di fare sistema, è quello di fare capire alle istituzioni che un pezzo importante del Made in Italy all'estero può essere la musica in questo momento, proprio perché sono cambiati proprio i presupposti di distribuzione della musica, perché esiste una qualità della produzione italiana che è eccellente e lo dimostrano i risultati che stiamo già ottenendo. E quindi se noi facciamo sistema e troviamo un interlocutore nelle istituzioni che agevoli in tutti i modi il lavoro che noi faremo in futuro per l'estero, io penso che si possa veramente arrivare al raddoppio e ancora di più di quelli che sono i ricavi dall'estero per l'industria musicale italiana, e quindi a numeri importanti che porteranno nuovi posti di lavoro e crescita dell'industria musicale in tutte le sue, diciamo, variate, tutto, cioè la discografia, le edizioni musicali, il live, eccetera. Saluto e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Vi dico che questo è il primo appuntamento di una serie in cui parleremo di tantissimi altri temi dedicati ai nostri repertori e all'industria musicale. Parleremo sicuramente anche di intelligenza artificiale, cosa che sta, e di diritto d'autore. Parleremo di altri repertori come la musica classica e il jazz, che in Italia stanno crescendo e sono importanti, per cui state sintonizzati sui nostri show social e speriamo di rivedervi presto. Grazie a tutti e grazie ancora a tutti gli invitati. Grazie, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie.